Nella sala conferenze dell'Open Space di APT Basilicata, in piazza Vittorio Veneto a Matera, è stata ufficialmente presentata la sala immersiva multimediale realizzata nell'ambito del programma Ambiente Basilicata del Dipartimento Ambiente della Regione. Si tratta di un racconto artistico ed emozionale dei Parchi Lucani che prende origine dai disegni realizzati da Raffaele Pentasuglia. Questa sala, che è stata collocata nel punto informativo principale della nostra regione, con più di 62.000 persone che sono venute da tutto il mondo a chiedere informazioni solo nel 2023, questa sala costituisce a tutti gli effetti un nuovo attrattore della città di Matera, ma è un attrattore che non parla solo di Matera, ma parla di tutti e cinque i parchi della Basilicata. Ambiente Basilicata è proprio un brand del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, che ci accompagna attraverso un percorso alla conoscenza delle bellezze dei parchi, della natura che è in Basilicata, con un approccio del tutto sostenibile, quindi turismo nel rispetto dell'ambiente, che porta un valore sociale, economico e culturale. Questa iniziativa si iscrive in un'azione di promozione delle matrici ambientali e in generale sul grande tema del benessere, per cui ce ne occupiamo sia lato ambiente, sia lato benessere, sia lato beni culturali. La Basilicata è la regione del benessere. Le azioni che stiamo portando avanti riguardano la riqualificazione ambientale dei beni culturali, dei centri storici, dei paesi della Basilicata, dei contesti ambientali più generali. I disegni del tuo taccuino di viaggio diventano protagonisti di una realtà immersiva nuova che contribuisce anche in questo caso a raccontare una parte della Basilicata, i suoi parchi, il suo patrimonio naturalistico, la sua identità. Sì, devo dire che sono estremamente contento di questo ulteriore passaggio, di questo ulteriore salto di stato che ha fatto il taccuino, perché questo taccuino ha tanti livelli di lettura. Per esempio, uno degli aspetti che più mi interessava era anche quello di raccontare l'aspetto magico che dietro si porta le tradizioni lucane e tutta questa cosa che ha implicato questo viaggio. E questo modo di raccontarlo, questo modello immersivo, essere completamente avvolti da queste immagini in movimento, rende molto più efficace questo passaggio e lo valorizza molto di più.